sempre quella sensazione di dolce che io se ne passo lo mangio sempre, o un pezzo di cioccolato o... Sono le 4:15, penso che farò 45 minuti più o meno e... I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the life. Buongiorno, mi sono appena svegliata e ho deciso oggi di filmare tutto quello che faccio, o perlomeno tutto quello che mangio. Sul calendario non c'è nulla da fare stamattina. Dimmi se vuoi che crei un evento. No. No. D'accordo. Sono... Non creo l'evento. Sono le 9:30 e adesso andrò con mia mamma a fare un giro al mercato e magari comprerò qualcosa per la dieta, perché volevo parlarvi anche di questa cosa. Abbiamo deciso con il coach, ma un po' anche di mia spontanea volontà, 4 giorni senza carboidrati e 2 giorni con carboidrati, quindi devo caricarmi la casa di cose non carboidrati e se no rimango a digiuno. Quindi penso che andrò anche magari a comprare qualcosa come verdure, proteine, eccetera. Se riesco ve lo filmo, se no ci vediamo a pranzo. Ciao ciao! Per colazione non ho filmato cosa ho fatto perché non sto molto bene di stomaco e quindi stamattina ho preso una vitamina che è al gusto arancia e mi chiude lo stomaco, quindi non ho mangiato niente. Penso che prenderò un caffè con mia madre al bar e la cosa si fermerà lì. So che è sbagliato, però non sto tanto bene, quindi preferisco evitare e mangiare magari un pochino di più a pranzo. Siamo tornate dal mercato e... non abbiamo comprato granché di verdura, solo il pranzo. Abbiamo preso il pollo fatto al forno. Di solito io insieme al pollo prendo sempre le patate perché sono buonissime quelle che fanno lì. Ho perso la mascherina. Aspetta! Quindi niente patate perché sono carboidrati e andiamo a mangiare il pollo. Pensavo di farmi qualche verdura, però ho famissima, quindi mi sa che mangio il pollo e molto velocemente basta. Ho mangiato alla fine 2 coscette di pollo perché avevo fame, quindi me ne sono mangiata 2. Mi manca un po' sempre quella sensazione di dolce che io a fine pasto lo mangio sempre, o un pezzo di cioccolato, o queste qua, vi faccio vedere, una galletta di riso, le mie solite gallette di riso col cioccolato. Mi prendo qui. Però non posso mangiarle perché ovviamente con il riso carboidrati, quindi niente. Sto già pensando alla merenda, come posso fare, lo stavo chiedendo a mia mamma, come posso fare per mangiarla? Come posso fare per mangiare qualcosa che non ci siano i carboidrati? Mi ha mostrato una Nutella, non Nutella però, e guardando gli ingredienti i carboidrati non c'erano, però vabbè. Non posso mangiarla, quindi direi che... Quindi ci vediamo fra 2-3 orette che farò merenda. Dato che la frutta a me non fa impazzire, ve l'ho già spiegato. Vedo cosa fare, se mai mangerò un frutto. Avrei voluto farmi pancakes con le proteine di Tsunami, queste qui, che sono buonissime, lo adoro. Faccio sopra una cremina al cioccolato con il cacao, che è praticamente 0 calorie. E prossimamente ve la farò vedere, magari nei giorni che faccio anche carboidrati. E niente, oggi pensavo di allenarmi, di andare in palestra e registrarvi quello che faccio. Basta, ci vediamo in palestra o per la merenda. Alla fine sono andata in palestra. Sono le 4:15, penso che farò 45 minuti più o meno. Proverò a registrare quello che farò, intanto faccio 10 minuti di camminata veloce come riscaldamento, quello non lo registro ovviamente. Ho fatto 10 minuti di camminata veloce, però oggi in palestra ci sono veramente tantissime persone, quindi pensavo di fare qualche esercizio qui, perché almeno qua in saletta non c'è nessuno, quindi registro quello che faccio qui.
esercizio fa anche un po' da cardio, perché io lo faccio tutto veloce, provo a farlo veloce e tutto di seguito. In teoria faccio 5 serie partendo da 10 tutti gli esercizi e la serie successiva aggiungo sempre 2, quindi la prima serie faccio 10 affondi indietro, 10 push up sulle braccia, 10 crunch con le gambe normali, 10 crunch con le gambe in alto e 10 squat con 15 secondi di pausa, così che si riesca a fare tutto veloce e possa essere anche un allenamento cardio. La seconda serie incomincia a essere 12 tutto, la terza serie 14, la quarta serie 16. Sembro scema, però non saprei come spiegarvelo. Quindi vado sempre alla metà di 2 a ogni serie e io arrivo fino a 5, quindi 18 volte per esercizio. Oh, vieni, vieni, vieni. Proverò a usare 2 pesi anche se non ho il coach che mi segue. Inizio a fare 10 squat con il peso da 10 kg e poi fare un po' di braccia con i pesi da 3. Ovviamente mi si è interrotto il video mentre facevo gli squat, quindi vi faccio vedere. Sempre 10, 10 squat e 10 i 3 esercizi con le braccia. Sono morta, mi manca una serie. Quindi penso di aver fatto bene. Volevo dirvi una cosa, che per me non è facile andarmi da sola, perché penso sempre che non va bene e penso sempre che non è mai abbastanza, quando invece ho il coach che mi segue e so che dico vabbè, quello che dovevo fare l'ho fatto, ho fatto un allenamento essenzialmente tipo coach, quindi cioè devo cercare di cambiare questa qui, perché fa tutto. Quindi questa è una cosa che volevo condividere con voi, perché magari molti di voi si sentono così, però ho il fiatone, non riesco a parlare. Niente, volevo semplicemente dire che spesso non sentiamo di aver fatto quello che c'era da fare. In realtà l'abbiamo fatto, tipo io oggi ho fatto 10 minuti di camminata, 5 serie dei primi esercizi e 3 serie di questi, quindi il mio l'ho fatto. Posso andare a fare la doccia tranquilla. E volevo dirvi un'altra cosa, poi giuro basta, ci vediamo stasera a cena. Non ho registrato, non ho fatto molti esercizi, cioè non ho fatto nessun esercizio di la palestra con gli attrezzi, perché oggi la palestra è piena di gente. Prima non so se posso filmare, prendere un'altra gente, io sta cosa non la so, quindi cerco di, cioè non lo faccio, non rischio. E secondo, mi vergogno tantissimo di uscire a telecamera e poi di prendermi, non ci sono ancora con
arrivata a quei livelli. Quindi mi sono messa in saletta e comunque penso di aver fatto e aver dato abbastanza bene. Spero che il coach veda questo video, così poi mi dirà. E niente, vado a farmi la doccia. Per merenda, non so se riesco a firmarlo, ma penso che mangerò 3 o 5 mandorle, zero carbo. Niente, ci vediamo a cena. Per cena pensavo di cucinarmi un po' di pesce, salmone, l'ho scongelato oggi e lo preparo per mio papà. Vi faccio vedere una mia ricetta che mi piace un sacco e insieme ci metterò dei piselli perché ho solo quelli. Per questa ricetta mi servono delle acciughe, dei capperi sotto sale e ovviamente il salmone che non riesco a farlo vedere perché gocciola. E niente, vi faccio vedere come lo faccio. Spero che vi sia piaciuto, se è così lasciate un commento, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!